piacere di essere qui con te su AstroLove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di mercoledì, giornata corrispondente al pianeta Mercurio, quindi giornata di comunicazione, giornata di intelligenza, giornata anche di commercio, ma una giornata particolarmente interessante un po' per i segni d'aria e un po' per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, mercoledì 30 agosto 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate, abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri parenti, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i traslochi, i viaggi, lo studio, ogni aspetto che sia per te importante. Richiedendo appunto un consulto personalizzato, in privato, mirato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi strutturati in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di entrare in possesso appunto di questi metodi di comprensione, di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, dicevamo giornata particolarmente importante, un po' per i segni d'aria e un po' per i segni d'acqua. Per quale motivo questo distinguo? Come spesso dico, appunto, se segui i miei oroscopi giornalieri, la posizione della Luna, così importante per l'umore, per l'emotività, generalmente muta ogni appunto due giorni e mezzo nell'arco della notte, nell'arco della prima mattinata o della tarda serale. Quindi c'è un senso di omogeneità per quanto riguarda l'umore. Viceversa, nelle giornate come quella di oggi, ciò avviene nell'arco della parte diurna della giornata, quindi un po' troppo le ore 14, ora solare, c'è questo cambiamento di registro per quanto riguarda l'umore, un po' per tutti, ma soprattutto appunto per l'acquario e i pesci che ne sono direttamente coinvinti. Quindi nella parte iniziale della giornata fino alla mattinata, con questa presenza della luna che si fa sentire per i nati l'ultima decada del segno dell'acquario, ancora questo senso di apertura, questo senso di socializzazione, questo senso di sensibilità verso tutto ciò che, come abbiamo detto anche nelle giornate precedenti, si distacchi dalla normalità. Con il sopraggiungere delle ore pomeridiane c'è questo senso un po' diverso, con questo modo molto più emotivo, molto più percettivo, molto più guidato verso le emozioni, più pescioso, sicuramente importante per i nati la prima decada del segno dei pesci, del cancro e dello scorpione. Nel corso della mattina, tuttavia, questo senso un po' acquariano che si fa sentire anche per i nati l'ultima decade di Gemelli e Bilancia è come se subisse questa interferenza uraniana che appunto governa, ricordiamo, l'acquario stesso. Quindi in un certo qual modo questo andare un po' fuori dai canoni potrebbe risultare ancor più destabilizzante e sorprendentemente particolare rispetto al consueto. Importante è sempre la posizione del Sole, con la sua presenza più concreta, più verginea per i nati la prima decade del segno, così come per i nati la prima decade di Toro e Capricorno, ottima forma generale, buon centramento, senso graduale di procedere con un senso di concretezza, di misura, è ancora un po' destabilizzante per quanto riguarda il tenore generale per i nati la prima decade del contrapposto segno dei pesci, nonché per i nati la prima decade di Gemelli e Sagittario. Anche per quanto riguarda il modo di esprimersi a livello concettuale, le idee, la progettualità, sempre delicata la posizione di Mercurio per i nati la
seconda decade di, ripeto, Pesci, Gemelli e Sagittario, anche in questo senso, quindi con questo senso di concentrazione non proprio ottimale, quindi un senso di ulteriore rallentamento in un periodo non proprio eclatante. Viceversa, una positiva presenza mercuriale per la Vergine stessa, così come per i nati la seconda decade, oltre che della Vergine, del Toro e del Capricorno, anche se anche in questo caso con un senso di leggero rallentamento. Costante la presenza di Venere nel segno del Leone, per i nati la seconda decade del segno, così come per Ariete e Sagittario, con intensità e passione, sempre in questo tipo di rapporti. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete. Un atteggiamento diverso può caratterizzarti nella giornata di oggi dal punto di vista emotivo, nel modo di relazionarti con le persone che ti sono vicine. Se nella prima parte della giornata, soprattutto se appartiene all'ultima decade, risulti più che mai briosa e briosa con questo senso di partecipazione, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, come se dal punto di vista emotivo dessi la sensazione di essere maggiormente distaccata e distaccato, ma non per questo meno attento e attenta alle esigenze di chi ti è vicino. Forma generale nella media, anche dal punto di vista della tua concentrazione, in un certo qual modo è come se ci fosse questa piccola sfida nel rallentare quello che è il tuo incedere, dando peso, dando la necessaria attenzione a tutta una serie di dettagli che magari normalmente consideri un po' superflui. Sempre grande intensità per quanto riguarda la vita più intima e personale, soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questa presenza importante di Venere che continua a essere garante di questi momenti decisamente molto coinvolgenti per te. Ancora suggerimento di essere maggiormente ponderata e ponderato nelle tue scelte, nelle tue azioni, se appartiene alla prima decade, considerato questo recente arrivo del Marte che ti governa in posizione un po' delicata. Quindi un pizzico di maggiore accortezza si rivela sicuramente ottimale per te. Per te, costante, coerente Toro, una giornata che dopo una partenza un po' in sordina, se non altro per quanto riguarda il tuo umore, specie se appartieni alla ultima decade, è come se desse questo senso di deciso miglioramento con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Infatti c'è questo spostamento della Luna che da poco favorevole diventa decisamente molto propizia per te. Quindi da quei momenti mattutini in cui puoi risultare così un po' ruvida nel modo di porti, quasi con questo senso anche provocatorio, senza tenere in debita considerazione le esigenze di chi ti è vicino, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane c'è una sorta di ribaltamento quasi del tuo atteggiamento, con un senso veramente di grande importanza alle esigenze di chi percorre appunto un tratto di cammino assieme a te, sia che si tratti di persone molto vicine a te, sia persone che hai modo di conoscere e con cui interagisci in maniera magari un po' più superficiale. Quindi con questo senso percettivo, con questo senso veramente di attenzione da parte tua nei loro confronti. Momenti di ripresa per quanto riguarda la vita più intima e personale, almeno se appartiene alla prima decade e anche all'ultima c'è questo parziale momento di riequilibrio, ancora una Venere un po' fastidiosa potrebbe farsi sentire per i nati la seconda decade. Continuiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli. Si profila una giornata dei connotati un po' altalenanti, con questa evoluzione soprattutto della Luna che potrebbe riservarti qualche momento un po' sorprendente. Nel corso della mattinata, particolarmente se appartiene all'ultima decade, puoi ancora fruire della sua favorevole spinta che ti induce ancora ad avere questa maggiore apertura verso contesti, verso situazioni che già normalmente sono in grado di suscitare la tua curiosità, ma quest'oggi ancora di più. Con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, lo spostamento appunto lunare rappresenta un momento un po' critico se appartiene alla prima decade, sempre qualcosa di molto temporaneo, però appunto considerata la contemporanea presenza anche saturnina, il tuo umore potrebbe risentirne sensibilmente, con questo senso non dico di cupezza, ma questo senso veramente di inquietudine, questo senso un po' più profondo che potrebbe sfuggire alla tua attenzione. Ottimale viceversa la presenza di Venere, sempre se appartiene alla seconda decade, sempre con la sua favorevole spinta intensa,
densa e colorata nell'ambito dei rapporti con cui maggiormente tieni, e per i nati la seconda e ultima decade ottimale la forma generale, mentre per i nati la prima questo sole potrebbe risultare un po' smorzante in questo senso, così come a livello di concentrazione la presenza per i nati la seconda decade del mercurio che ti governa in posizione un po' fastidiosa. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, una giornata che prende giri, per così dire, man mano che le ore trascorrono, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Infatti l'arrivo della luna che ti governa in posizione molto propizia, specie se appartiene alla prima decade, dà un colore, un tono decisamente gradevole alla tua giornata. C'è questa enfatizzazione del tuo lato più immaginativo, questo senso magari di maggiore coinvolgimento, seppur in maniera un po' misurata, considerata appunto questa luna che risulta pur sempre un po' saturnina. Quindi spazio le emozioni sì, spazio le percezioni, però secondo una retta via ben predefinita in un certo qual modo. Contemporaneamente, sempre se appartiene alla prima decade, importante questa presenza del sole che ti consente di sentirti ben centrato e centrato, con questa sensazione di non voler lasciare nulla al caso. Anche dal punto di vista mentale, se appartiene alla seconda decade, questo spostamento graduale a ritroso di Mercurio rappresenta un momento di riflessione, un momento di riprendere in mano certe situazioni con uno spirito analitico, con uno spirito distaccato, pur di trovare una soluzione che possa essere ottimale, appunto che si tratti di un intento privato, ancor più di tipo professionale. Ancora favoriti momenti di passione e intensità per i nati della seconda decade grazie a questa spinta propizia di Venere. Proseguiamo con te, maestoso e carismatico Leone. Dopo una partenza un po' in sordina per quanto riguarda il tuo umore, la giornata, appunto dopo una mattinata in cui potresti ancora denotare certi atteggiamenti di contrarietà anche nei confronti di chi ti è vicino e ti vuole bene, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane c'è questo senso appunto liberatorio grazie a questa luna che si allontana da questa posizione un po' difficile, e un buon recupero appunto del tuo consueto buon umore. Forma generale ottimale se appartiene alla prima decade, con questo sole che comunque in un modo o nell'altro ti dà la sua favorevole spinta, e anche dal punto di vista mentale hai la possibilità di procedere magari non con quel senso così di ampiezza che ti caratterizza normalmente, però con un'analisi attenta di certi punti, di certe situazioni a cui vai incontro, che veramente in un momento di pausa, di rallentamento che puoi avere la sensazione di vivere, hanno modo di essere così affinati e messi in ordine in maniera veramente più ottimizzante da te, ma soprattutto nella sfera più intima e personale, che soprattutto se appartiene alla seconda decade si fa sentire sempre questa presenza della Venere nel tuo segno, che seppure un po' rallentata e che guarda più all'indietro che in avanti, è comunque garante di autentica passione e sempre gran coinvolgimento. Per te, metodica e razionale Vergine, si profila una giornata dei connotati un po' altalenanti, ottime energie in campo sotto un profilo generale dal punto di vista della concentrazione, viceversa a livello di umore potresti non sentirti proprio al top, almeno con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, considerato questo spostamento della luna appunto che potrebbe risultare non proprio ottimale. Fin tanto che invece ti rapporti verso le persone e situazioni su un binario più mentale, più concettuale, la giornata fluisce in maniera sicuramente molto più soddisfacente per te, specie se appartieni alla prima decade, e comunque questa presenza del sole è decisamente importante, che ti consente di sentirti ben centrato e centrato e con un ottimo tenore energetico. E per quanto riguarda appunto la tua dialettica, la tua concentrazione, questa involuzione astrale del mercurio che ti governa risulta comunque positiva per te, seppure con questo senso di rallentamento appunto se appartieni alla seconda decade. Oltretutto anche con questa costante presenza di Giove ti consente appunto in queste tue rivalutazioni in un certo qual modo di trovare dei punti fermi importanti che possono essere più che mai concreti, più che mai soddisfacenti per te. Ottimale anche i momenti da poter vivere nella vita più intima e personale, sempre se appartiene alla seconda decade, con questa costante e briosa presenza di Venere. Andiamo avanti con te, estetica e creativa Bilancia. Dopo un inizio di giornata nel corso delle ore mattutine in cui ti senti ancora decisamente molto brioso e brioso rispetto al consueto, con questo senso di apertura verso questi input di tipo anche artistico, creativo, ma soprattutto innovativo, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane il tenore dal punto di vista emotivo si sposta su ambiti un po' diversi, magari un po' più astratti, un po' più fantasiosi. Per quanto riguarda il tuo tenore generale, sempre ottimale
male la presenza del sole se appartiene alla prima decade, in questa tua capacità di essere magari maggiormente essenziale nel modo di porti, nel modo di valutare le situazioni. E proprio in tal senso, se appartiene alla seconda decade, si fa ancora sentire anche questa presenza mercuriale, che dal punto di vista concettuale, nella tua concentrazione, ti danno una spinta in una direzione che risulta più che mai minuziosa, più che mai analitica, più che mai ottimale per appunto raggiungere certi intenti che ti sei prefissata e prefissato. Sono soprattutto i momenti più intimi e personali e potrebbero essere interessanti per te, con questa presenza di Venere che si fa sentire se appartiene alla seconda decade, e grande operatività e grande capacità di apportare con le tue azioni equilibrio se appartiene alla prima decade, grazie alla presenza di Marte nel tuo segno. Per te strategico e inconscio Scorpione, deciso miglioramento della giornata man mano che le ore trascorrono. Infatti, se fino al corso della mattinata c'è questa presenza della Luna ancora un po' fastidiosa, specie se appartiene all'ultima decade, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane il suo spostamento diventa addirittura favorevole per te. Quindi con questo senso di seria presa di posizione da un punto di vista emotivo, da un punto di vista di coinvolgimento, sia nei confronti delle persone che ti sono maggiormente vicine, ma in un senso lato. Quindi questa luna che diventa appunto saturnina nelle ore pomeridiane diventa veramente un motivo per te di essere un riferimento fermo, un riferimento empatico per le persone magari che interagiscono con te, sia nel privato che in ambito professionale, qualora tu operi magari in settori più educativi o assistenziali. Da un punto di vista della forma generale è sempre ottimale questa presenza del sole se appartiene alla prima decade, e anche dal punto di vista della tua comunicatività, delle tue idee, delle tue prospettive, interessante questa presenza di Mercurio se appartiene alla seconda decade, in grado di aiutarti a indirizzare o a reindirizzare appunto le tue idee verso contesti maggiormente sicuri, maggiormente ponderati, che sono appunto in linea con i tuoi principi di base. Andiamo avanti con te ottimista e avventuroso Sagittario, una giornata che ti vede leggermente sottotono sia dal punto di vista generale che dal punto di vista mentale ed emotivo. C'è infatti questo insieme di energie planetarie che si fa sentire maggiormente se appartiene alla prima decade, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane dal punto di vista umorale, appunto con questa luna un po' fastidiosa. Anche dal punto di vista del tuo tenore energetico, se c'è ancora una buona forma generale se appartiene alla seconda e l'ultima decade, un sole un po' smorzante si fa sentire appunto se appartiene alla prima, con questo senso magari di minor motivazione, questo senso di, non dico timore, ma sicuramente non slancio abituale come sei solito appunto esprimere normalmente. Per quanto riguarda la tua concentrazione, buona e graduale ripresa se appartiene all'ultima decade, ottimale se appartiene alla prima, un Mercurio da un po' non troppo propizio si fa sentire se appartiene alla seconda decade, non soltanto con questo senso magari di eccessiva attenzione su certi dettagli poco significativi, però questo senso veramente di ulteriore rallentamento di quello che è la tua progettualità, di quello che è il tuo modo di esprimere le tue idee. Passione e intensità sempre favorite se appartiene alla seconda decade, con questa costante e positiva presenza di Venere. Per te pragmatico e concreto Capricorno, energie astrali decisamente interessanti nella giornata di oggi, con ancora la possibilità di attingere da una serie di stimoli che magari normalmente non consideri di assoluto rilievo per te. E questa luna così interessante, così particolare di oggi, è darti infatti questo tipo di input. Se nel corso della mattinata puoi ancora dar spazio a contesti che normalmente consideri magari un po' bizzarri rispetto al tuo standard abituale, con il sopraggiungere del pomeriggio è come se fossi in grado anche di prestare maggiore ascolto a quella sorta di intuizione, quella sorta di vocina che può essere veramente in grado di guidarti sulla strada giusta. Ottimale la tua forma generale se appartiene alla prima decade, con questo sole decisamente propizio, e per quanto riguarda la tua concentrazione, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, sempre di assoluto rilievo la presenza di Mercurio se appartiene alla seconda decade, seppure rallentato nel suo incedere nella volta celeste, è in grado di aiutarti a magari ritornare sui tuoi passi, questo senso di replay nelle tue valutazioni che sono comunque funzionali all'ottenimento di una meta finale che appunto di assoluto importanza e rilievo per te. Per quanto riguarda la tua operatività, il tuo modo di agire, delicata la posizione di Marte se appartiene ai primissimi giorni della prima decade.
Andiamo avanti con te, frizzante e anticonformista acquario. La giornata inizia nel migliore dei modi, particolarmente se appartiene all'ultima decade, grazie a questa spinta positiva della luna ancora presente nel tuo segno. Con il sopraggiungere pomeriggio c'è comunque un umore ottimo, magari non con quell'enfasi vissuta appunto nelle ore iniziali appunto della giornata. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre nella media, anche per quanto riguarda la concentrazione, il modo di interagire con gli altri, la tua dialettica, c'è una sorta di maggiore attenzione ai dettagli, a non soffermarti tanto su quei punti così magari di innovazione che sono maggiormente importanti per te. Dal punto di vista della vita più intima e personale, ancora buona ripresa per i nati la prima e l'ultima decade, questa costante presenza di Venere continua a farsi sentire in un senso un po' disturbante se appartiene alla seconda decade, inducendoti magari ad avere certi atteggiamenti, certe modalità di reazione in grado appunto di destabilizzare, di infastidire chi ti vuole bene e chi ti ama. Per quanto riguarda la tua operatività, il modo più magari anche creativo di procedere, di agire, di scegliere, importante questo recente arrivo di Marte che si fa sentire marcatamente per i nati la prima decade, dandoti veramente una spinta in più su un piano magari più astratto, più concettuale. Concludiamo con te, fantasioso e profondo pesci. La giornata diventa decisamente sempre migliore man mano che le ore trascorrono, appunto con l'arrivo della luna nel tuo segno nel pomeriggio. Quindi enfatizzazione di quel tuo lato più emotivo, più sensibile, più empatico, particolarmente se appartiene alla prima decade. Quindi questa luna riesce a compensare in un certo qual modo altre energie planetarie un po' più fastidiose, in primis quella del sole, che sempre se appartiene alla prima decade, come se smorzasse il tuo consueto tenore generale. A livello di dialettica, di comunicazione, di concentrazione, ancora buon equilibrio se appartiene alla prima decade, una graduale parziale ripresa temporanea se appartiene all'ultima decade, mentre per i nati la seconda si fa sentire questa presenza mercuriale un po' alterante, quindi qualche momento di difficoltà nel modo di esprimere i tuoi punti di vista, le tue idee, soprattutto questo senso di rallentamento rispetto magari a quelle che sono le tue aspettative. Dal punto di vista della vita più intima e personale, ancora spazio se lo desideri alle passioni, a una certa intensità rispetto al tuo standard abituale, e per quanto riguarda la tua operatività, spazio a situazioni che possono essere vissute da te con un senso di buon equilibrio e di buona armonia. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ho piacere, perché no, anche lasciare un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate, abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare sui desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con i genitori, con i figli, con gli altri parenti, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i traslochi, i viaggi, lo studio, ogni aspetto che sia per te di rilievo. Richiedetemi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico in prima persona, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di far tue queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questo oroscopo, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog.
Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!